Buonasera a tutti e benvenuti nuovamente anche questa sera sulla pagina dell'Accademia Federale. Oggi abbiamo una nuova diretta. Il nostro ospite Stefano Borghese non è potuto essere con noi perché ieri sera di improvviso, questa è l'organizzazione di questo governo, lo hanno chiamato in commissione stasera alle 7 e quindi noi oggi ci godiamo il buon senatore Manuel Vescovi. Grazie Manuel di essere con noi. Ciao Mirko e ciao a tutti Ciao voi. Manuel, ciao Manuel, dove sei di bello? Che ti vedo con uno sfondo. Stazione Roma Termini, che rientro a Firenze e poi rientro domani ritorno a Roma. Ah, fai il pendolare quindi in questi giorni, fai il Ah, pendolare. pendolare, Beh, pendolare. bravo. Proteggiti, che sei su Freccia Rossa, Mi mascherina, protengo, guanti. certo, assolutamente sì. Mi raccomando, non vorremmo mai che tu prendessi il Covid. E poi non sei più qui con noi sulle dirette, ecco, ci preoccupavamo per questo noi. Sai chi sarebbe Mica contento? perché prendi il Covid, perché non sei più in No, diretta, cioè era questo il magari senso. quello dietro di me che è al Senato, magari anche contento. No, ma, per lui magari. Lui sì, dai. Manuel, veniamo al tema di questa sera, visto che siamo io e te, insomma, non proprio. Due massimi di bellezza, però facciamo del nostro, ci arrangiamo anche questa sera. E quindi ti dico, ieri grande intervento in aula, gli hai detto che loro saranno Aspetta, ricordati. vai, fammi la domanda, vai. No, perché mi sta venendo il mal di testa a vederti girare per questa stazione. No, volevo farti vedere un po' le buche di Roma, la Raggi, Non le Mondizie. Tra il Covid e sprofondare in una buca di Roma, meglio prendere il Covid, perché una buca di Roma chissà dove ti trovano. Esatto. Allora, Manuel, dimmi, vai. ti dicevo, ieri grande intervento in Senato, gli hai ricordato che sono il partito dall'onestà alle scarcerazioni. Ma perché ce l'avevi Sì, con i 5 Stelle? beh, è facile, non è difficile. Perché stanno, Mirko, stanno distruggendo uno dei bei paesi al mondo. E quando tu vedi in un disegno di legge misure urgenti per le intercettazioni, misure urgenti per l'ordinamento penitenziario, secondo me è Occhio, più di c'hai. urgente, è tutto urgente, secondo me l'unica cosa di urgente è cambiare il ministro della giustizia, cambiare il governo. Cioè, veramente questa è l'urgenza di questo paese, di mandarli a casa perché stanno distruggendo uno dei bei più bei paesi al mondo. Ma veramente una cosa incredibile. Oggi Matteo ha fatto un discorso spettacolare, veramente grandioso al Senato. E io gli ho fatto presente ieri, ma ti dimentichi l'App Immuni. Allora, io ti dico l'App Immuni che se ne è parlato ieri perché poi l'hanno approvata, no? Tu immagino che l'hai già scaricata, tra l'altro. Tutti i cellulari che ho scaricato, Esatto, anche consiglio a tutti. immaginavo. Allora, ci sono, allora, già lì hanno fatto le quattro regioni per fare il test, no? Hanno preso le quattro regioni che praticamente non avevano casi Covid. Così sono E sicuri che poi funziona. Così sono sicuri vai a che vedere la funziona. compagine sociale e ti trovi una compagine piccola quota, però cinese. Io ho domandato come mai non c'è un socio venezuelano ai 5 Stelle, no? E ho fatto questa domanda No, ce e l'avevano, no, in non ce lo senso potevano, ironico, no? non ce lo potevano già inserire, ce l'hanno già il socio, per cui. Esatto, per cui capisci, c'è un socio cinese, ci sono domande che uno si pone, no? Poi va a vedere, per essere efficace deve esserci almeno il 60% dell'Italia, per cui quasi 30 milioni di abitanti, 25, 30, dipende se contano anche i minori, non lo so, però l'hanno scaricato in 2 milioni e mezzo, poi la banca dati dove va? Sono domande che ci poniamo a livello di privacy, a livello, insomma, sono tante domande che ci abbiamo posto ieri. Però a parte l'app, insomma, è tutto un rinvio della giustizia e io ho detto al ministro Bonafede e a tutti i 5 Stelle che saranno ricordati come quelli che hanno detto onestà, onestà, onestà e poi hanno scarcerato i boss mafiosi, così saranno ricordati. No, giusto, però Oggi loro. abbiamo parlato di impresa e la cosa bella è che c'era sia il presidente del Consiglio Conte, Giuseppi, e sia la presidente del Senato, la Casellati. E io ho chiesto alla Casellati di avvisare il professor Giuseppi che il vero luogo dove si fa le leggi è il Senato, non la villa Panfili, non è in villa che fai la legge. E Dillo una perché. collega,
Dillo che sei geloso che non ti ha invitato, dillo. A mangiare Alla tartine e Fenice, caviale, ah, dillo, ecco. E dillo, dillo. poi, sai, la collega dei 5 Stelle ha detto che così si fa vedere la villa meravigliosa che rappresenta l'Italia. Fanno bene per il paese, come artigiani, i dipendenti, cioè tutti coloro che producono la bellezza dell'Italia, non certo anche Villa Pamphilj, ma non è solo Villa Pamphilj. E poi il governo è lì, cioè il Parlamento è lì, il Parlamento fa le leggi, non Villa Pamphilj. Per cui ho chiesto alla Casellati, che è la seconda carica dello Stato, di ricordare alla quarta carica dello Stato, che è Giuseppi, lui doveva tenerci 10-15 giorni fermi al Senato e alla Camera per vedere, per parlare di una visione di Italia. Grazie, grazie Manuel. Notizia di 2 ore fa che Bonomi ha incastrato Conte chiedendo che ci ridiano le accise, quindi ridiano le accise alle imprese perché sono in ritardo con la CIG. L'hanno scoperto oggi. Pensa te. Sai, è un L'hanno governo che sta scoperto oggi. battendo, un governo che non è concreto, che continua a dire che ci sono miliardi in giro che hanno portato, un governo che non ha il concetto della mentalità dell'imprenditorialità, concetto proprio, ma non impresa, imprenditorialità, cioè non hanno il concetto della gente che ha voglia di lavorare, di supportarla, non c'è concretezza. E sono 4-5 soggetti che governano questo paese. Dalla CGIL, cioè che è la CGIL che fa ripartire l'economia del paese, e questi ci parlano, e non funziona, devono parlare con gli imprenditori, con i commercianti, ma anche gli stessi dipendenti privati, chi lavora, devo parlare con chi lavora, non la CGIL che va lì e gli dice come l'Italia deve produrre lavoro. Grazie Manuel. Io oggi voglio fare un in bocca al lupo a tutti i maturandi, che sono circa 500.000, per cui l'esame di Stato è sempre stato per tutti noi comunque È una tappa, una prova importante, una tappa della vita, come dici giustamente tu. E infatti la Zolina ha distrutto la scuola, appunto perché è una tappa, l'ha distrutta, così non ne parliamo più della scuola, chissà se tanto lei ormai. si porta il plessica a casa sua per dividersi le stanze. Può darsi che se lo Se può, voleva può mettere giù in darsi. classe. Può darsi che. E quindi volevo parlare un secondo con te, appunto, di scuola, visto che oggi abbiamo i maturandi. Mi sembra che la scuola dalla Zolina sia bistrattata. Ma sai, io della scuola ho un concetto mio, io sono dell'idea che gli insegnanti devono essere pagati bene, devono essere messi anche in competizione tra di loro, e le stesse scuole devono essere in competizione tra di loro verso la meritocrazia, il concetto deve essere quello. Per cui un concetto più rivolto al merito, vedi, il concetto di imprenditorialità, non sono tutti uguali gli insegnanti. Ci sono insegnanti che si impegnano, che valorizzano, che continuano a studiare, che quando vanno in classe ci mettono passione, e poi c'è qualcuno che magari non lo fa. E a mio avviso la remunerazione deve essere diversa, creare una competizione, una sana competizione tra le singole scuole, come è nei paesi in cui la formazione è ritenuta importante, a mio avviso sarebbe qualcosa di importante. Invece noi ragioniamo quel concetto, questo governo ragiona su input della CGIL, che lì dice sono tutti uguali, un livellamento verso il basso. E questo degenera il livellamento verso. Sai, loro hanno il modello Maduro. Loro hanno il modello Maduro e vorranno replicare il Venezuela in Italia, dove c'è un sindacalista politico che governa il paese. Per cui quella è la differenza tra noi e loro. Invece dobbiamo riportarci al merito. Cioè, io vorrei una scuola verso il merito, il modello magari svedese, il modello dei paesi del Nord Europa, che applicano questo modello. In Giappone. Addirittura una delle cose più importanti sono gli insegnanti, per cui dobbiamo imparare da questi modelli, non da modelli che applicano concetti da CGIL. Oggi sono un Grazie, po' ma duro con la CGIL. no, ti sta proprio simpatico il sindacato, vedo che ti sta simpatico. No, ma allora io non ce l'ho su col sindacalista che fa il lavoro No, che tutela veramente i diritti, non ho detto col però. sindacalista che tutela i diritti del lavoratore, ma di una Però, bravo, classe dirigente che dovrebbe tutelare i lavoratori e non lo fa a discapito dei lavoratori onesti. Questa è la verità. bravo, bravo. Grazie, Per cui Manu, mai grazie. generalizzare, però il concetto proprio mentale loro. Pronto? Mirko?
sparito Mirko. Voi È che pa dite? quando hai parlato di CGIL è caduta la connessione. Chissà, Classico, classico. mi hanno già boicottato. Mi hanno boicottato. Manuel, torno a te per parlare di un'altra questione che voglio portare all'attenzione dei nostri studenti, dei nostri corsisti, dei nostri utenti. Oggi c'è Cantone che va a Perugia e indagherà su Palamara. Cioè, quindi questa lotta tra magistrati e pubblici ministeri, l'uno indaga l'altro, per cui vorrei capire cosa sta Ma succedendo là guarda, come ho detto dentro. prima, no, come ho detto prima, ci sono, ma il 99% dei magistrati è veramente gente che lavora, che non cerca notorietà, ma cerca la verità processuale. Per cui a loro va la stima, ci sono tanti magistrati veramente competenti, bravi e che fanno bene il loro lavoro. Quello che a me ha spaventato di tutto è sentirsi dire che, insomma, la magistratura, le correnti, le lotte di potere, i ruoli, le nomine. Metto l'amico, ecco, quello a me in questa intercettazione ha spaventato molto. Abbattiamo Salvini. Quella è una cosa tipica, tra virgolette, del potere politico, no? Delle idee, tra virgolette, ci sono partiti che hanno le correnti, la Lega no, è tutta unita, compatta, insomma, tra Salvini, ma altri partiti magari hanno varie anime. E questo è giusto, è politica. Però non va bene come fanno in una magistratura, ecco. Prova a immaginarti se tu domani mattina dovessi essere giudicato o io o da Palamara, uno viene male, ma poi magari anche bravo, cerca di essere onesto con se stesso, però sai, la percezione che uno ha è diversa dopo magari dalla realtà, perché la magistratura, ricordiamo, deve essere onesta sia da un punto di vista proprio pratico, ma anche deve essere percepita di super partes, di imparzialità. Ed è per quello che noi siamo favorevoli alla separazione delle carriere. Grazie, grazie Manuel. L'ultima battuta e poi ti lascio andare a prendere il treno, che sennò perderai anche il treno. Quindi Bravo, sarà colpa della colpa tua. diretta, giusto, sempre. Tanto la colpa è gratis, per cui non costa nulla prendersela. Ciao, grande. Per cui ti chiedo a questo punto, oggi ha fatto un grande intervento il nostro segretario federale Matteo Salvini e Veramente. ha parlato dei decreti sicurezza che questo governo vuole abolire. Una battuta su questo. Ma sai, vogliono abolire i decreti di sicurezza, cioè già lì io voglio abolire il decreto di sicurezza, cioè già lì sono dei geni, no? In questo momento storico c'è l'economia che non va, abbiamo gente che non prende nemmeno la cassa integrazione, i soldi che alle imprese non arrivano e questi come loro priorità è abolire i decreti di sicurezza. È l'ideologia, capisci? Questa è un'ideologia contro, a mio avviso, veramente chi produce. Da una parte c'è chi produce. E dall'altra parte chi non produce, questi pensano ad abolire i decreti di sicurezza. A mio avviso è qualcosa veramente di scandaloso ed è la loro priorità. Voglio ricordare che la linea di Matteo ha fatto molti meno morti in mare con decreti di Certo, sicurezza che non col buonismo di questo sinistra buonista che dice accogliamo tutti, accogliamo certo. Ma tutti. se tu dici a un popolo, venite qua che c'è lavoro per tutti, state Chiaro. bene, cosa fanno? Questi cercano di venire qui. E poi Chiaro. purtroppo c'è un Mediterraneo da superare. Se invece tu gli dici no, qui non c'è spazio per entrare, la gente rimane a casa sua e non succedono le tragedie in mare. Ma sai, questo alla CGIL non fa comodo. Ah beh, certo, chiaro. Manuel, io ti ringrazio per questa diretta. Grazie a voi. Capisco la brevità, ci scusiamo con i nostri utenti, però purtroppo gli impegni istituzionali vengono prima delle nostre dirette. Ci scusiamo con tutti voi, però abbiamo avuto il buon Manuel, che ringrazio ancora, visto che sta partendo per la sua città adottiva, che è Pistoia. Grazie Manu di essere stato con noi, grazie a Grazie tutti a voi voi e e noi ci ciao a tutte. vediamo domani sera. Domani. Grazie, Ciao ciao. buona serata a Ciao ciao. tutti.